Cristian, a proposito di calcio bellissimo, c'è quello del Napoli che appunto è caratterizzato da una manovra d'attacco avvolgente e con un meraviglioso dubbio per Luciano Spalletti, perché davanti a Raspadori, Osimhen, Simeone, finora fatica a farli giocare insieme, preferisce l'uno o l'altro. Qual è la soluzione migliore secondo te? Intanto beato lui, nel senso che avere dei giocatori così è bello per un allenatore, perché ti dà la possibilità di scegliere. Secondo me una delle qualità migliori che ha Spalletti in questo momento è proprio quello di saper gestire un gruppo dove ha dei ricambi importanti e dove non li fa sentire dei ricambi, no? E in questo lui è fantastico, perché a volte quelli che subentrano dalla panchina, io dico sempre che ti fanno vincere, perdere, pareggiare le partite. E quello che sta facendo lui è un qualcosa di meraviglioso, perché il Napoli funziona a meraviglia, e quando qualcuno magari perde un po' di energia, quello che entra non si sente un ricambio ma un titolare, e quindi sta dando dimostrazione di essere veramente bravo in questo. Come ha detto ogni settimana Simeone, cioè, tra l'altro, non si sente, ti dirò di più, sette gol sono arrivati da giocatori subentrati, quindi anche se non riesce a schierarli tutti insieme va anche bene. Io vedo, tra l'altro, che ecco, Carolina sta come al solito con i propri dati, con i numeri. Facciamo vedere le tue no, quella non si cosa, cosa vuoi vedere? Questo, a te piace questo? Sì, a me piace questo, a te piace questo. Eccola qui, e come guardate, vedi c'è il Napoli che è sempre primo in qualsiasi dietro, cosa qui, guardate. Sono sempre quindi, diversi quindi questo che dice? Che beh, allora, dire, ad esempio, sui tiri fatti, eccolo, fino a in questa stagione il Napoli è la squadra che ha segnato, che ha fatto più tiri in porta. Sì. Questo ad esempio ci dice che il Napoli è la squadra che ha fatto più dribbling di tutte le squadre del campionato e ultima la Juventus. Questi sono dati prima delle ultime partite, diciamo che è la tendenza. Sì. Ma la cosa interessante è che oggi il Napoli ha tirato 30 volte in porta, 30 volte, 30. E tra l'altro ha avuto un possesso palla inferiore rispetto al Verona e rispetto al Bologna, scusate. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che intanto il calcio è cambiato, non è più che più tieni palla e più la palla sta lontano dalla tua porta. Come diceva Lindholm. Esatto, dipende ora molto dalla verticalità. Secondo me tanti allenatori, e io ho visto anche De Zerbi nell'ultima partita con il Brentford, che praticamente hanno che non so se sei d'accordo, che verticalizzano molto molto di più, cioè la prima giocata non è più quella laterale ma è sempre quella verticale, è la tendenza. Zibi, tra l'altro